Ciao! Allora, questo sarà il video dei preferiti, o forse meglio, dei prodotti più usati del 2012. Sarà un video carrellata molto lungo, infatti credo che lo dividerò più o meno in 2-3 video e non lo farò tutto nello stesso giorno perché se no sto qui 3 ore a girare un video. Ma lo farò in diversi giorni, insomma, spero di riuscire a farlo, ovviamente entro il 31, anche se la vedo dura, dato che domani faccio mattina notte, quindi non credo che riuscirò a fare un video. Spero che le impostazioni della luce questa volta vadano un po' meglio. Io in videocamera mi vedo assolutamente bianchissima e super illuminata, però vediamo. Sono le impostazioni automatiche, speriamo funzioni. Vi chiedo scusa anche per la voce rauca perché ho una tosse allucinante, sono una pessima infermiera, probabilmente riesco a curare gli altri, ma me stessa assolutamente no. E quindi veramente questa tosse sembra un cagnolino, povero. E vabbè, fa niente, sopporteremo anche questa cosa. Ma inizio subito col farvi vedere i vari prodotti perché sennò, ripeto, non finiamo più. Prodotti per capelli, e questo è il migliore che io abbia mai utilizzato, cioè veramente è il mio salvavita. È il Philips Beauty Hair Stylist Ion. Ed è appunto il mio ferro per fare la piega. Diciamo che io do prima una fonata col phon, che adesso vi faccio vedere, poi con questo qua io vado a dare la piega per fare un po' i capelli un pochino più voluminosi o comunque dare una piega magari già all'insù da questo lato. E io senza di questo veramente non vivo. Cioè quando faccio la piega con il phon normale si vede la differenza, rimangono troppo piatti. Questo è veramente fantastico. So che c'è anche della Babyliss e di altri milioni di marche, ma me l'avevano regalato anni e anni fa. Ai tempi che avevo i capelli lunghi non lo sfruttavo, ora che li ho corti praticamente lo sfrutto tutti i santi giorni. Poi vi faccio vedere invece il phon, che è una bomba, si chiama Pluma Compact della Gama ed è questo phon qua che ha una potenza di 2000, non c'è più quanti watt è, comunque mi sembra che sia 2002 o 2004, ora non vorrei dire una boiata ma mi sembra qualcosa di simile. È fantastico veramente, oltre ad essere molto leggero rispetto ad altri phon ha una potenza allucinante. Io che ho i capelli che assorbono tantissimo l'acqua, con questi veramente 2 minuti sono asciutti. E questi sono veramente i prodotti che io più utilizzo ovviamente. Poi vi faccio vedere la schiuma che utilizzo, che mi ha dato il mio parrucchiere, che è della Vella Professional ed è la Natural Volume. È questa qua, è grossissima questa, sono 300 ml e la utilizzo praticamente tutte le volte che faccio la piega perché mi aiuta tantissimo a tenere la piega un pochino di più, perché io appunto avendo dei capelli molto fini che tendono al grasso e praticamente zero volume, ho bisogno di qualcosa che dia un po' di volume, se no i miei capelli sono. E quindi forse è meglio appunto utilizzare un prodotto del genere. Questa è una classica spuma, appunto ne metto una bella noce sulle mani, poi la massaggio bene anche alla cute e dà un bel po' di volume. Diciamo che appunto questo in combinata col mio fantastico fonino lì, styler, mettiamola così, è un connubio perfetto perché è ottimo davvero e soprattutto non unge i capelli perché comunque ha un effetto abbastanza naturale, tu non lo vedi che è su una spuma assolutamente. Infatti ora ce l'ho su, però si vede molto di più adesso quando metto la lacca, ad esempio, per fissare un po' questa piega più che la spuma. Anzi, se avete una lacca da consigliarmi che non sia la Splendor, forse, non so, quella col tubo marrone, ora l'ho lasciata di là, consigliatemene una che comunque resista ma che non si veda, perché a me quella lacca lì fa venire poi tutti i boh, tipo la polverina bianca che sembra forfora ed è una roba orribile. E niente, questa qui veramente ve la consiglio, se riuscite a procurarvela è veramente ottima per chi come me ha i capelli fuffa. Poi vediamo per quanto riguarda sempre i capelli. Ah, ecco, finalmente ho trovato uno shampoo ottimo ed è questo shampoo agli oli purissimi della Hermed. Questo appunto fa parte di un kit che contiene sia l'olio che però appunto io vado ad utilizzare veramente rarissimamente perché sennò mi unge molto i capelli. E questo che contiene, che nonostante contiene diversi oli tipo macadamia, argan e quant'altro, non mi ricordo,
non unge assolutamente i capelli. Io questa ce l'ho da tantissimo e ne basta veramente, ma proprio, non so, una noce, ma neanche, ma proprio una cosa minima stradiluita con l'acqua comunque, e veramente è ottimo perché non unge minimamente i capelli. Ho trovato effettivamente un buono shampoo che, nonostante uno dica, ma è piccolissimo, no, dura un casino di tempo. Poi, mamma mia, parto con profumi, ve ne faccio vedere tre che sono i miei must have, o meglio, no, i più utilizzati proprio di quest'anno. Questo che è Chloé, e veramente ce l'ho da tantissimo tempo, ma l'avevo lasciato un po' lì, invece lo sto praticamente usando tutti i santi giorni. E questo è l'eau de toilette da 75 ml. Cioè, veramente fantastico, mi piace tantissimo, non so cos'altro dirvi perché secondo me è spettacolare. Poi, che io ho utilizzato molto quest'estate, questo qua, che è ormai strafinito, è il Dior Addict, questo era lo Sensuel, era un 30 ml perché io prendo sempre, almeno a parte i regali, perché di solito sono sempre più di 30 ml, quando lo compro io prendo sempre i 30 ml perché mi piace molto cambiare, dopo un po' mi stufano, e questo è veramente molto molto carino ed era veramente molto fresco, infatti quest'estate utilizzavo solo questo. E poi ho fatto un periodo veramente molto lungo a utilizzare Otto, il profumo di Abercrombie, che è anche questo. È fantastico, cioè non è dolcissimo come piace di solito a me, però è molto persistente, mi piace, è molto carina anche la confezione, ecco. Ed è questo qua. Saltando di palo in frasca, perché qua è una carrellata fatta un po' così, parliamo di corpo e vi voglio parlare di questo esfoliante corpo di Lancôme che avevo preso questa primavera barra estate, forse più estate, e ho finito praticamente una settimana fa, 2 settimane fa. Adesso devo aprire la confezione, ma volevo fare prima il video e tirare via tutto. Ed è appunto un esfoliante corpo da utilizzare. Io utilizzo sotto la doccia con pelle inumidita ed è fantastico. Quando uno utilizza questo, dopo si ha la pelle morbidissima, cioè è una cosa fantastica, veramente. Ve lo straconsiglio. Anzi, se avete da consigliarmi degli scrub barra esfolianti corpo, io sono sempre alla ricerca di prodotti nuovi. Quello di Collister non lo prendo perché secondo me è un po' troppo per la mia pelle. Io ho una pelle un po' sensibile, quindi questo aveva dei grani molto fini. Invece credo che la talassoterapia, o come cavolo si chiama, no, sali del Mar Morto, oddio, non mi ricordo. Quella di Collister, comunque, credo che abbia una grana un po' più grossa e quindi ho paura che mi faccia male. Adesso sto utilizzando questo della Mavifè e devo dire che è veramente buono anche questo qua, ed è un gommaggio rigenerante corpo. L'ho già utilizzato un bel po' perché siamo già arrivati a qua praticamente, perché di questo ce ne vuole un po', perché è proprio molto più leggero, diciamo che bisogna proprio gommarlo un po' e non è, cioè, così scrabbante come l'altro, ha un'azione un po' più leggera. Questo è 100% Made in Italy, attivi di origine biologica, azione purificante, ovviamente non testato sugli animali. Fatto a Bologna, è un buon marchio comunque questo. Si chiama Gommaggio Rigenerante Corpo della linea Skin Brief. Altro prodotto corpo è il talco liquido dell'Erbolario all'Iris. Questo è praticamente quasi finito. Mi piace tantissimo la profumazione Iris, mi sono innamorata anche della profumazione Violetta, ma mi hanno detto che dura veramente pochissimo sulla pelle, mentre invece questa è secondo me molto persistente. Mi piace la formulazione talco liquido, l'ho utilizzata davvero tantissimo quest'estate. Io sono una super pigra, dopo la doccia io odio mettermi la crema, infatti sono sempre con una pelle super secca, per quello faccio molto spesso lo scrub, perché almeno utilizzando quello in un certo senso si va a idratare già un po' la pelle, perché scrub nel frattempo idrata, quindi sono, sì, effettivamente pigra, me ne rendo conto. Comunque questa è veramente molto buona. Io vorrei una crema corpo che si assorbe in un nanosecondo, quella sarebbe la soluzione a tutti i miei problemi. Poi passiamo alle unghie, vi faccio vedere questo che è il lo, come
come si chiama? Il leva smalto, quello con la spugnetta all'interno, che adesso ho fatto io. Praticamente gli ho messo un'altra spugnetta. Avete presente le spugnette, quelle che ci sono che avvolgono l'uva? Ecco, ne ho tagliato un pezzo, l'ho arrotolata, l'ho infilata dentro, messo dentro l'acetone e ho fatto la stessa identica cosa, che praticamente è già contenuta all'interno. Questo costa veramente tanto, sui 9 euro. So che Kiko l'ha fatta a un prezzo minore e adesso vedo se acquistarlo o rifarlo perché non ho più spugnettine in giro, quindi devo vedere cosa fare. Poi, sempre per quanto riguarda le unghie, ma ve ne ho già parlato praticamente fino alla nausea, degli smalti di Dior, soprattutto di base coat e top coat. Allora, il problema del top coat è questo: da trasparente è diventato rosso. E secondo me ha perso notevolmente la sua efficacia. Se, è semplicemente divino anche adesso, perché veramente quando uno lo utilizza sopra poi si crea appunto un film molto lucido e molto piacevole anche al tatto. Il problema è che appunto secondo me perde un po' l'efficacia a lungo andare perché diventa rossiccio, anche se ovviamente non si vede sull'unghia. E questo invece è il base coat che mi piace molto, diciamo che anche qui combinata perfetta insieme. Oltre ovviamente agli smalti Dior, perché a me piacciono tantissimo. Sempre per le unghie, per finire, vi faccio vedere. Allora, questi che sono i cubotti, ce l'ho sia della Lady Bird House che anche, ora l'ho perso, quello di Royal Beauty che costa un filino meno, ma più o meno costano uguali, ecco. E sono i cubotti per lucidare le unghie, diciamo che si fanno i vari passaggi, poi si ha l'unghia molto lucida. Ah, oh, mamma mia! L'unghia molto lucida già di suo. E mi piace molto. E poi un altro prodottino che avevo preso sempre all'Intersham di Lady Bird House è questa, che è praticamente, non saprei come definirla, sembra una pietra a pomice, no, una pietra, boh, che diciamo, mettendo prima l'olio sulle cuticole, poi con questo si va proprio a rimuoverle, non fa male, non è come lo spinge cuticole che a me fa male. Questo qui poi si lima, si rifà la punta ed è come nuova, anche se si rompe, perché se ovviamente cade si rompe, basta fare la punta ed è nuova, insomma. Un altro prodotto che ho amato è questo deodorante della Licia che è al talco. Io adoro la profumazione talco, quindi se avete degli altri deodoranti che non siano il borotalco, perché quello ad esempio non mi piace, che sappiano di talco, quindi molto fresco, fatemelo sapere perché sono sempre alla ricerca di deodoranti che non. A me piacciono questi che vaporizzano un po', non quelli che fanno quel getto troppo forte, che poi diventa tutto bianco. Questo invece vaporizza e quindi lo trovo meglio. Poi, mamma mia, la voce è andata, io vi chiedo scusa, ma è proprio definitivamente sparita. Pennelli, allora, prodotti per i pennelli, assolutamente il brush cleanser, che guardate, sono a meno di metà purtroppo. Fatemi sapere se quello di Sephora è altrettanto buono, perché nel caso prendo quello, oppure so che è uscito anche quello di Kiko, idem. È veramente ottimo, io lo utilizzo sempre. Cioè, praticamente la pulizia quotidiana dei pennelli è fatta con questo, poi si fa il lavaggio completo, però con questi sono puliti subito. Cioè, tempo zero sono puliti. E ovviamente pennelli che ho strautilizzato, ma ve ne ho già parlato all'incirca 600.000 volte, i Real Technique. In particolare questi quattro, sono due da viso, due d'occhi, il buffing brush che utilizzo sia per il blush sia per il fondotinta, il contour brush sia per il contouring, per l'highlighting e cioè mi direte, ma non potevi fare il video un altro giorno? No, voglio farlo oggi, ok? Anche se ho questa voce terribile, non riesco a parlare. Saranno contenti i miei colleghi di lavoro, che probabilmente domani non parlerò definitivamente. Vabbè. Poi, Base Shadow Brush e Deluxe Crease Brush che io utilizzo maggiormente per il correttore. E tra l'altro premetto di aver trovato un correttore che mi piace molto, ma ve lo mostro nel prossimo video.
Poi, altro prodotto che ho, un pennello che ho utilizzato tantissimo è questo di Youngblood, che è questo nuovo marchio di cui vi parlo comunque anche nei prossimi video, perché il fondotinta di Youngblood è diventato praticamente il mio fondotinta preferito e più utilizzato insieme a Bare Mineral. Ma questo è veramente il pennello super efficace che utilizzo tutti i giorni anche alle 5 di mattina perché 2 secondi e si è fatta la base. Poi prodotti per la detersione, ve ne ho già parlato milioni di volte, l'ho ricomprato il Clinians, il detergente bifase struccante occhi e labbra, fantastico veramente, provatelo, poi mi dite, provatelo perché non ha nulla da invidiare con gli altri ben più importanti, è ottimo. Poi, latte detergente della Jansen, che è un marchio cosmeceutico e mi piace tantissimo. Ha una profumazione ottima. Adesso proprio mi è venuta la voce da trans. È veramente ottimo. Io lo utilizzo sotto la doccia, mi piace Come tantissimo. Come creme, sto utilizzando, nonostante io non abbia bisogno di filler all'acido ialuronico, questa di Eucerin che ho trovato in una Smart. Sì, Smartbox. In una Beauty box, no, come si chiamano? Le. Oh mamma, non mi viene in mente. Vabbè, quelle box lì, insomma, strautilizzata. E questa è notte, ma io la utilizzo di giorno perché si assorbe subitissimo, è veramente fantastica. E lascia la pelle vellutata, mi piace tantissimo. Poi, invece, per la notte utilizzo questa della linea sempre Jansen. Ed è per pelli secche, questa è la crema appunto Nutrizione Notte. È un po' più ricca come crema, infatti ne basta veramente pochissima. Cioè, se vedete, io ne ho utilizzata pochissima, ma la sto utilizzando da tantissimo perché è molto fluida, quindi uno riesce a stenderla ovunque. Però bisogna massaggiarla un po' perché è un po' ricca. E io il giorno dopo ritrovo ancora comunque la crema, me la sento ancora. Per quanto riguarda invece il. E qui credo di finire. Sì, ve l'ho promesso, per adesso ho finito, vi lascio poi al prossimo video. Per quanto riguarda invece il contorno occhi, All About Eyes della Clinique, lo sto utilizzando da tantissimo. Mi piace, sì, ma devo essere sincera, non mi fa impazzire, voglio cercare qualcos'altro, perché comunque boh, non ho riscontrato nessun effetto. Mi piace appunto il fatto che idrata, però oltre all'idratazione non ha un effetto antiborse, antiocchiaie, anti niente. Poi, l'altro contorno occhi che utilizzo è questo della Estée Lauder, l'Idealist Cooling Eye Illuminator. Questo ha una pearlescenza all'interno, quindi riflette un filino e minimizza un pochino le occhiaie, questo mi piace molto. E poi lo sto utilizzando ultimamente la BB Eye. La BB Eye della Erborian che utilizzo sia per uniformare la palpebra superiore che, cioè la palpebra, che anche per il contorno occhi comunque mi piace molto. Penultimo prodotto, vero, scusate, questa maschera per la notte di Sampar, nel senso che si va a utilizzare la notte ed è una maschera idratante rimpolpante ed effettivamente fa il suo lavoro. C'è il pennellino all'interno, uno va a stenderla prima di andare a dormire, il giorno dopo la risciacqua e fa il suo lavoro veramente. E poi, che non c'entra nulla con questo, ma ve le faccio vedere lo stesso, sono 2 pinzette per sopracciglia, una che ho preso al Billa forse, ed è una semplice pinzettina che però fa il suo sporco lavoro alla perfezione, e questa che ho pagato una follia che all'inizio odiavo, della Technicwork. È la pinzetta quella piatta che a tantissime piace, tipo alla mia estetista, ma a me no, nel senso che all'inizio facevo una fatica a boia, ora sto iniziando a utilizzarla. All'inizio mi pinzavo ogni santa volta la pelle, quindi urlavo. Poi io soffro tantissimo, ceretta, pinzetta, tutto, soffro veramente tanto. Quindi farmela da me è veramente una tortura, quindi cerco di togliere il minimo indispensabile, poi il ritocco lo fa l'estetista che almeno fa un lavoro un po' più decente. E niente, questa era la prima parte del video. Nella seconda parte del video voglio mostrarvi i prodotti make-up preferiti e più utilizzati del 2012. Vi lascio al prossimo video. Allora, ciao!